Buon pomeriggio amici, ben ritrovati anche questo martedì con il nostro consueto appuntamento del martedì appunto dalle 5 alle 6. Anche quest'oggi siamo qui con le nostre rubriche, anzi una nuova rubrica arriverà da questo martedì, il medico risponde. E poi avremo sempre belle la parola agli esperti, la ricetta del giorno e Giovanna con il suo riciclaggio. Allora, intanto vorrei salutare Francesca, giusto perché sappiamo che ci segue, e poi insomma tutti gli altri amici che sono qui sintonizzati su Telechiara. Allora, direi di partire immediatamente con il nostro primo ospite che tra poco vedrete qui con me. Allora, eccoci qui e quest'oggi, come vi ho già anticipato, partiremo con una nuova, un nuovo appuntamento a cui tengo molto e quindi vi presento subito il nostro ospite, il dottor Carlo Morisani, medico di medicina generale, che ci condurrà per mano in quello che sono le classiche malattie che incontriamo tutto l'anno, dall'influenza come adesso e poi molte altre. Il nostro ospite quest'oggi, naturalmente inizieremo a parlare di un qualcosa che ci tocca molto da vicino in questi giorni, però prima ecco vorrei farvi anche sentire la sua voce, presentarlo un attimino. Lui ha 25 anni di esperienza naturalmente in questo, sì, sto in questo campo. Sto facendo il medico di base da più di 25 anni. E ecco, sono qui per buonasera intanto a lei e grazie a tutti i telespettatori. E, siamo qui per dare qualche spiegazione. La cosa mi ha motivato perché da sempre sono convinto che dare un'informazione chiara, con parole semplici, senza usare troppi termini tecnici come facciamo noi in genere medici nei nostri ambulatori, certo, facendo in fondo un'educazione sanitaria, possa essere uno dei migliori modi per seguire la salute del paziente e per indirizzarlo ad utilizzare meglio i servizi sanitari a disposizione e per vivere meglio, insomma, ecco. Tengo a dire che quasi tutte le cose che dirò sono scientificamente provate e certo, dimostrabili, ecco. Ogni tanto dirò anche qualche mio parere personale dovuto alla mia esperienza e in quei casi appunto lo evidenzierò che è un mio parere personale e me ne prenderò le relative responsabilità. Ma sappiamo insomma che sono comprovate dall'esperienza. Allora, dottor Morisani, io vorrei iniziare appunto questo appuntamento con una malattia di stagione che sta un po' contagiando tutti, grandi e piccini. Parliamo appunto dell'influenza, che comunque quest'anno sembra un po' tosta intanto, ma veramente ecco, era da qualche anno che non si assisteva a un'epidemia così importante. Certo. Allora, intanto giusto per sbaragliare il campo, che cos'è l'influenza? L'influenza è una malattia infettiva dovuta ad un virus, il virus influenzale appunto, che colpisce essenzialmente le vie respiratorie, quindi naso, gola, trachea, bronchi, polmoni, e che si manifesta molto contagiosa e che si manifesta in maniera epidemica in questo periodo, di solito nel nostro paese, cioè intorno a Natale, in inverno, specialmente intorno a Natale e dopo le feste. Questo sia perché c'è il freddo, che è un importante fattore che favorisce le malattie delle vie respiratorie,
e perché in occasione delle feste ci si incontra nelle famiglie, nelle case, in luoghi chiusi, e quindi è più facile che il virus si diffonda fra persone che poi via via lo diffondono. Allora, per gli amici che vedo adesso sullo schermo volessero comunque fare qualche domanda al dottor Morisani, come vedete qui in sovraimpressione c'è il numero di telefono, quindi se avete qualche dubbio, magari se siete anche a casa ammalati, ecco, forse potremmo dare qualche consiglio. Allora, intanto, quali sono i sintomi della vera influenza? Perché ci sono delle famose parainfluenze, sì, ecco, che non sono le vere. Certo, allora ci sono moltissime malattie con sintomi simil influenzali, anche al di fuori di questo periodo epidemico, anche nei mesi primaverili, estivi, certo. Ecco, così, ecco. E poi ce ne sono anche in contemporanea con l'epidemia influenzale, quindi è difficile distinguere bene le forme. Intanto una delle caratteristiche principali dell'influenza, della vera influenza, che è una malattia importante rispetto, certo, alle altre forme, è la febbre, che di solito è sempre molto alta, molto, superiore ai 38, ma arriva tranquillamente anche a 39-40, accompagnata più o meno dai brividi. Poi ovviamente i sintomi a carico delle vie respiratorie, quindi naso chiuso, tosse, mal di gola, tosse, secca, in genere secca. E poi dei sintomi molto importanti che aiutano a definire la patologia, che sono i dolori muscolari ed articolari, che nell'influenza sono sempre molto bene evidenti, una stanchezza veramente importante. Chi ha provato la vera influenza la ricorda anche solo per questo aspetto, questa spossatezza, questa stanchezza, questa incapacità, questo bisogno di rimanere a letto o seduti, insomma, certo, così. Il mal di testa è un altro sintomo sempre presente, l'inappetenza, ecco, essenzialmente questi. Certe volte, oltre a questi, ci può anche essere vomito e diarrea, specialmente nei bambini, però sempre su una base anche di disturbi respiratori. Rimaniamo sempre, certo, in certo, quel contesto. Certo. Allora, naturalmente tutti cerchiamo di tenerci un po' riparati, di evitare magari i luoghi affollati, però bene o male arriva. Allora, come potremmo prevenirla in altro sistema? Cioè, quali altri modi ci sono per prevenire l'influenza? Beh, allora, ovviamente l'influenza si trasmette da persona a persona tramite le goccioline della saliva che, quando parliamo, immettiamo nell'ambiente, esatto, tramite gli starnuti, e in maniera diretta o anche indiretta, cioè anche toccando superfici contaminate in qualche modo e poi portando le mani al naso, alla bocca, agli occhi. Quindi la prevenzione principale si fa evitando le occasioni di contagio, quindi lavandosi molto spesso le mani. In commercio ci sono anche, con acqua e sapone, in commercio ci sono anche quei gel alcolici, certo, con cui ogni tanto ci si può passare le mani, coprendosi bene naso e bocca quando si starnutisce o si tossisce. Non portando appunto mai le mani sporche a contatto con le mucose. Evitando i luoghi affollati, i luoghi chiusi, e aerando gli ambienti, i locali, i posti chiusi. Allora, si è parlato molto della vaccinazione, certo, in questi mesi, a chi è consigliata e a chi no? Perché... Certo, allora l'altro grande, il principale modo di prevenire l'influenza è la vaccinazione. Questa è una cosa riconosciuta a livello internazionale dalla EMS, dalla Comunità Europea, dall'AIFA che è dal Ministero della Salute. Il vaccino, intanto, lo può fare chiunque voglia proteggersi dall'influenza può fare il vaccino. Il vaccino è in libera vendita, anche le donne in gravidanza, anzi le donne in gravidanza, secondo le linee guida del Ministero della Sanità, al secondo e terzo trimestre dovrebbero vaccinarsi, perché se in caso prendono un'influenza importante. Ecco, importante, possono avere problemi con la gravidanza, quindi anche le donne in gravidanza. Io vaccino molti pazienti, donne in gravidanza molto poche, certo, devo dire la verità, perché pochissime lo accettano, ma però ci sarebbe l'indicazione internazionale a vaccinare anche la donna in gravidanza. Va bene, allora io so che, prego. Ovviamente, per completare la sua domanda, sì, poi
Allora, può vaccinarsi chiunque. Poi il Ministero della Sanità offre il vaccino gratuitamente ai soggetti più a rischio, che sono individuati nelle persone che hanno compiuto i 65 anni e nelle persone che hanno malattie croniche invalidanti, diabete, malattie cardiovascolari, malattie polmonari croniche, malattie infiammatorie intestinali, tumori, perché proprio perché persone già con qualche problema teoricamente dovrebbero proprio queste proteggersi prevenire. Gli antibiotici, come la mettiamo? Allora, gli antibiotici non sono una cura per l'influenza. L'influenza si cura soprattutto con riposo a letto e i vecchi consigli della nonna, perché di per sé è una malattia virale e quindi fa la sua evoluzione. C'è un detto che, popolare che dice che l'influenza, se la curi bene, dura 7 giorni, se non la curi dura 7 giorni lo stesso. Ecco. Quindi, insomma, poi ci sono dei farmaci invece utilizzati per attenuare i sintomi dell'influenza. Questi possono essere i farmaci per la febbre, il più famoso di tutti, il paracetamolo, che ha un nome commerciale famosissimo. Certamente. Che tutti conoscono. Farmaci antinfiammatori. Sedativi per la tosse, mucolitici, aerosol, ci sono anche tanti rimedi naturali in farmacia che hanno una certa validità a base di piante, di estratti. Certamente. Di piante, ecco, di queste cose. E ecco, essenzialmente questo, insomma. Certamente. Ecco. Riposo, e poi i vecchi rimedi della nonna. Esatto. Abbiamo ancora vecchie tradizioni, tipo le pappette di lino, le pomate balsamiche. Cos'era? Hai letto? Latte, lana e letto. Ecco, vabbè. Ecco, bere molto. Dieta leggera. Ecco, se manca l'appetito, basta bere, idratarsi. Ecco, perché una delle complicanze può essere la disidratazione, sudando specialmente molto, negli anziani e nei bambini piccoli. Certamente. Insomma. Vengo agli antibiotici, dato che lei me l'ha chiesto. Sì. Allora, gli antibiotici sono da riservare alle complicanze dell'influenza. Allora, le complicanze dell'influenza sono innanzitutto polmoniti e broncopolmoniti batteriche. Queste sono batteriche, quindi certo, rispondono agli antibiotici, perché gli antibiotici agiscono solo sui batteri. E altre complicanze poi importanti sono, oltre alla disidratazione, dicevamo, certo, anche il peggioramento di molte malattie croniche. Certamente. Un diabetico può peggiorare il suo controllo glicemico, un paziente con malattie cardiovascolari può avere delle ripercussioni. Certamente. Sul cuore. Sì, insomma, complicazioni in pazienti già debilitati. Certo, comunque. Certo. Va bene, allora la regia ci dice che c'è una telefonata, quindi sentiamo un po'. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, con chi parlo? Davide. Davide. Da Cunigliano Veneto. Bene, Davide, prego, vuoi fare una domanda al dottor Morisani? Sì. Prego. Buonasera, dottore. Buonasera. Voglio chiedere questo, per cortesia, mica sono un cardiopatico, ho tanti problemi cardiologici, un aneurisma, mi ha fatto fare la puntura antinfluenzale. Sì. Perché ho anche spondilite anchilosante e pigo anche problemi di respirazione. Reumatici, Sì, voglio chiedere questo. È giusto farlo ogni anno questa puntura anti-influenzale? Certo. O se consigliato. Sì. È giusto farlo? No, è giusto farla ogni anno, perché il virus influenzale è un virus molto particolare che cambia molto la sua genetica. Siccome il vaccino è formulato durante i mesi estivi in previsione del ceppo di virus influenzale che arriverà, molto spesso non si avvera questa previsione. Quest'anno, per esempio, molto poco, perché si sono ammalate molte persone che si sono vaccinate. Questo bisogna riconoscerlo. Quindi la copertura del vaccino, che di solito, non vorrei sbagliare, mi pare sia del 60%, perché c'è sempre qualcuno che non reagisce bene al certo vaccino, che non ha, in cui non si formano sufficienti anticorpi,
Ecco, il virus cambia ogni anno, quindi bisogna vaccinarsi ogni anno. Il corpo conserva una memoria delle precedenti vaccinazioni oppure anche di una forma influenzale, però noi la dobbiamo risvegliare, questa memoria immunologica, immunitaria, immettendo anche dei nuovi dati che saranno quelli del nuovo virus che arriverà. Quindi è assolutamente, non serve nulla farla e poi non farla l'anno dopo. La vaccinazione, se si è convinti di farla, perché certo, bisogna essere convinti di farla, nessuno obbliga a fare la vaccinazione. I medici la propongono, io la sostengo molto. E comunque, ecco, la cosa migliore è sempre fidarsi del proprio medico e sentire il proprio medico. Però in teoria la vaccinazione andrebbe fatta ogni anno. E proprio da chi ha problemi come lei, che è cardiopatico e ha altri problemi, insomma, perché una vera influenza su di lei potrebbe essere molto importante. Esistono morti da influenza, sono un po' polemico, non morti da vaccino, i morti da vaccino, quella è una polemica che si è autolimitata, sono persone che sono morte, avevano fatto il vaccino, ma sono morte per altri motivi, c'era solo il nesso di temporale tra avere fatto il vaccino e essere morti, ma non è stato determinato nessun nesso causale. Non sono morti perché hanno fatto il vaccino, sono morti per altri problemi ed avevano anche fatto il vaccino. Perché avevano problemi pregressi forse loro? Sì, beh certo, si vaccinano i soggetti a rischio, è previsto che un cardiopatico, ad esempio, possa fare un infarto. In molti di questi casi persone hanno avuto una morte improvvisa un'ora dopo aver fatto il vaccino, e lì probabilmente sarebbero morti lo stesso, insomma, almeno io sono stato convinto di questo. Bene. Allora, non so, la regia mi diceva qualcosa? No, bene. No, grazie, lo ringrazio. Ah, eccolo. Prego. Qua. Bene, grazie Davide, grazie per la chiamata. Ciao. Allora, un'ultima domanda, che ruolo hanno i farmaci antivirali? Allora, i farmaci antivirali, che non sono antibiotici, sono appunto farmaci antivirali, hanno un ruolo piuttosto marginale, diciamo che potrebbero servire in prevenzione quando un soggetto per un motivo o per un altro non può essere vaccinato, o perché in un precedente vaccinazione ha avuto una reazione avversa particolare, o perché ha qualche malattia che lo particolarissima che lo controindica, per prevenire potrebbe prendere dei farmaci antivirali, in particolare uno di questi è la mantadina che si usa per queste. E come dal punto di vista della cura, gli antivirali invece hanno un ruolo scarsissimo, nel senso che hanno casi eccezionali, insomma. Sì, sempre solo in casi eccezionali, certo. Però no, incidono pochissimo sull'andamento della malattia, possono un po' attenuare i sintomi, forse accorciare un po' la durata, ecco, ma non sono mai entrati in uso, insomma, abituale, anche perché potrebbero avere degli effetti collaterali. Certamente. Sì. Ah, ecco, ci dispiace. Vabbè, comunque al limite poi il dottor Morisani si fermerà un attimino qui a rispondere magari ai nostri amici che ci chiamano. Noi comunque li ringraziamo. Allora, io ringrazio il dottor Morisani per essere stato qui con noi. Lo ritroveremo anche martedì prossimo per parlarci di altre patologie che comunque ci interessano da vicino. Nel frattempo ancora grazie. Grazie, ci rivediamo martedì prossimo. Grazie. E linea alla regia, grazie. Alle 18 in diretta su Telechiara, appuntamento con LP Network TV. LP Network TV, non mancate.
Bentornate amiche anche per questo martedì, ecco un appuntamento imperdibile con Sempre Belle. Con la bellezza, la moda e le novità che ci arrivano appunto dalle nostre amiche che ci seguono in questo programma, soprattutto con Isabella. Buon pomeriggio a te Isabella. Buon pomeriggio a voi. Salutiamo anche Elena che è la nostra modella di quest'oggi. Allora Isabella, che cosa ci proponi oggi pomeriggio? Allora oggi abbiamo la nostra amica Elena che è invitata a una cena. Lei ancora non sa se deve andare in un ristorante o in una pizzeria, quindi dobbiamo cercare di trovare un outfit adatto per l'occasione, per tutte e due le occasioni. Poi sa che la sua compagnia di amici sicuramente la porteranno in discoteca, comunque a divertirsi, a fare le ore piccole, quindi dobbiamo trovare un look partendo da una base così, che sia adatto comunque che all'interno di un locale, esatto. Che per quindi una... io ho pensato per Elena, la faccio alzare, che a prima vista ciò che indossa sotto potrebbe sembrare un tubino nero. In realtà non è così e poi vedremo il perché. Comunque tutte le ragazze, le giovani signore sanno che il tubino nero è un passepartout, quindi quando non sappiamo cosa mettere, mettiamo il tubino nero. Ci abbiniamo sopra una bellissima giacca, a mio avviso, perché è molto sbarazzina. E vi faccio vedere il perché. È praticamente a frac. Cosa vuol dire? Bellissima. Che va, esatto, va a riprendere la figura, una figura maschile, perché è comunque un modo di vestire maschile. Quindi lo rubiamo dall'armadio dell'uomo e lo trasformiamo in femminile, che vediamo che comunque agli occhi sembra che slanci la figura. Molto. Esatto. Elena è alta, però ecco, sì, ecco, diciamo anche quello. Anche a quelli un po' più bassine. Certamente. Poi mettiamo un accessorio che comunque mi leghi il tubino alla giacca sopra, quindi vediamo questa collana rossa lunga che regala un po' di luce ed è sbarazzina, sì. Ai piedi mettiamo non servono tacchi o cose esagerate, mettiamo pure un tacco anche sportivo perché il tubino si adatta bene con qualsiasi calzatura, quindi io direi che così è un outfit giusto per andare sia in un ristorante che in una pizzeria. Ok, allora dopo che abbiamo visto che dopo una bel pranzo o insomma una bella cena o una bella pizza, adesso che cosa dobbiamo fare per diventare dei lupi della notte? Esatto. Allora poi la nostra Elena allora va alla macchina giustamente. Certamente. per andare nel locale. Anche perché le ragazze hanno qualunque cosa in macchina. Ecco, esatto. Un negozio. E siccome comunque andiamo dentro in un locale, quindi la giacca diventerebbe superflua, quindi togliamo la giacca. Certo. A questo punto l'accessorio diventa in più, quindi non devo legare nessun altro colore perché resto con il nero. Poi ci sono gli sbrilluccichi. Esatto, già qua dice molto, però aspettate che dopo c'è una sorpresina. Ecco. Mettiamo un tacco, in questo caso bello alto, perché comunque la nostra Elena chiama. Va in una discoteca, va in un locale, quindi questo tacco le permette di sentirsi anche più sensuale. Certamente. E qui abbiamo la calza, non come prima senza. Ecco. Si potrebbe fare senza, allora. Io consiglio per una ragazza giovane o comunque una signora giovane, io consiglio la calza, adesso stiamo parlando in inverno, certo, quindi con la stagione certo. Fredda, calza velatissima ma rigorosamente nera. Non fate l'errore di mettere la calza color carne nei mesi freddi perché la gamba nuda proprio non si può vedere. No. E poi con il tubino nero, voglio dire, sì. Poi si vede uno stacco bianco, non è che esatto, anche se ha una carnagione scura comunque non ci sta bene perché non è poco fine. Ora vediamo che l'attenzione si sposterà completamente dietro. Ecco. Quindi io ho deciso di metterle non una scollatura profonda che comunque risulterebbe anche un po' volgare. Certamente. E anche perché la nostra amica comunque ha un bel po' di seno, quindi ecco, quindi focalizziamo l'attenzione dietro, che si sa la schiena comunque è interessante da vedere così scoperta. Molto più sensuale. Sì. Benissimo. Allora, grazie intanto a Isabella per questo consiglio sull'outfit di Elena. Vediamo adesso invece Consuelo che cosa ci consiglia per quanto riguarda il trucco da adottare. Allora, ciao Consuelo.
Allora, che cosa facciamo per Elena in questo caso? Beh, allora, come base abbiamo già un trucco impostato anche per un possibile dopo cena. Abbiamo usato in precedenza una matita nera sfumata e sfumata per lo più all'esterno dell'occhio per rendere l'occhio più sensuale. Certo. La bocca invece l'abbiamo lasciata neutra. In questo caso andremo a intensificare leggermente un occhio. E così potete anche vedere la differenza tra il trucco fatto prima e quello certamente presente cambiato adesso. Sì. E le labbra invece andremo a farle rosse, quindi a intensificare. Allora, vediamo subito, sì, insomma, questa trasformazione di Elena pronta per le danze della notte in questo caso, e anzi forse fino a mattina, come succede ai giovani d'oggi. Allora, iniziamo subito con un ombretto leggermente brillantinato, perché in questo caso abbiamo un viso giovane. Certamente. Quindi possiamo tranquillamente. Ecco, che differenza usare. C'è? Cioè, i giovani, le ragazze giovani, insomma, possono mettere, insomma, questi qualcosa di perlato, leggermente brillantinato, sì, perché nel loro occhio non è ancora presente nessuna ruga d'espressione o comunque dovuta all'età. Certo. Mentre, insomma, se fosse anche una signora un po' più in là d'età, però giovanile, diciamo, ecco, che va in, insomma, sì, a divertirsi, a ballare, ecco, magari anche, magari no, restare appunto su qualche, ecco, colore neutro, o semmai usare appunto il discorso della matita nera sfumandola. Ah, ecco, ecco, allora diciamolo alle signore, insomma, ecco, anche le signore che, sì, vanno a ballare liscio, voglio dire, magari, certo, non vanno in discoteca, però, ecco, adottiamo magari un trucco più consono, insomma, sì, anche per l'età. O magari intensificare di più le labbra. Ah, ecco. Faccio aprire l'occhio. Ecco, qua già vediamo, insomma, la differenza tra un occhio e l'altro, in questo caso, avendo dato un po' più di risalto, insomma. Sì, andando a scurire un po', alla fine l'occhio si cambia completamente lo sguardo. Sì, perché come al solito poi in auto c'è qualunque cosa, dal trucco alle scarpe al vestito, nella in un pochette, attimo ci si trasforma. Noi donne abbiamo di tutto. Di tutto e di più. Eccolo qua, già vediamo comunque con un occhio più presente, più importante in questo caso. Adesso vado a mettere al centro un altro ombretto che avevo già presentato nella scorsa puntata. Certo. E un ombretto neutro che ha già il suo sfumino, quindi anche molto facile appunto da applicare. Ecco, visto che Elena comunque lei ha una carnagione molto chiara, vediamo che ha le lentiggini bellissime in questo caso, quindi ecco, questo è un trucco che va bene per chiunque, voglio dire, abbia una carnagione scura, chiara, oppure... No, nel senso, ecco, diciamo, io lo preferisco sulle persone che hanno una carnagione abbastanza scura. Nel suo caso lei ha una carnagione chiara ma ha le lentiggini, sì, e che le rende leggermente più scuro, quindi non bisogna assolutamente nel suo caso coprirle con il fondotinta pensando che sia un difetto, assolutamente, ma no, lasciarle che escano, che perché son belle e sono le sue particolarità. E comunque magari io le preferisco appunto su chi ha una carnagione un po' più scura rispetto a chi è molto bianca. Ok, vediamo, ecco, la bocca. Andiamo a lavorare sulla bocca. In questo caso, allora, qui fard, come dicevi l'altra volta, è il caso di metterlo secondo te? Lei ha già un viso abbastanza allungato, okay, e io personalmente non lo metteresti? Non lo metterei. Ok, sì, perché ci sono anche diversità appunto di sì, visi. Bene. Allora, adesso metterò leggermente un po' di matita nelle labbra da dare leggermente un po' di contorno, appena appena, che mi serve come contenitore del rossetto. In questo caso metteremo un colore importante per quel che riguarda. Allora, il rossetto va usato, adesso in questo caso io ho deciso un bel rosso. Sì. Ma il contorno labbra si può usare tranquillamente un neutro o addirittura, che adesso sono in commercio e vanno benissimo per chi non ha la capacità di mettersi bene il contorno labbra, il trasparente. Mi serve, ecco, solo da contenitore e basta. Ah, ecco, quindi non si vede, se si sbaglia non si vede. Ecco che magari può capitare spesso e volentieri di stenderlo male, in questo caso insomma c'è la possibilità. Il rosso va sempre solo di sera o si potrebbe utilizzare anche di giorno? Si può utilizzare tranquillamente anche di giorno, magari una tonalità un po' più tenue rispetto ad altre. Certo. E magari abbinandoci sopra leggermente un po' di lucido, che allora me lo va ad attenuare. Ecco, vediamo insomma come si può stendere in questo caso.
usando sempre un pennellino. Un pennellino, ecco, quindi lo diciamo anche alle signore a casa, insomma, procuriamoci un pennellino che insomma non costa neanche tanto. Sì, per il rossetto rosso è indispensabile. Altrimenti poi esce una bocca alla Roger Rabbit, alla Jessica in questo caso. Allora, questo è quanto appunto Consuelo consiglia per Elena per sì. questa serata in discoteca. Allora, intanto grazie a Consuelo, io chiamerei Lorenzo che si dedica al parrucco. Ciao Lorenzo. Buonasera a tutti. Allora, che cosa ci consigli per Elena? Allora, in questo caso qua, che ha già l'acconciatura già fatta, per la sera si può anche scioglierla in un certo modo, in modo da valorizzare il vestito bello che ha. È bellissimo. Soprattutto la scollatura nella schiena, quindi non andremo a coprirla con i capelli, anzi andremo a sciogliere una parte solo dell'acconciatura che è stata creata prima in apposita per creare questo evento certo. dopo, e da creare una coda laterale un Facci po' spettinata, vedere. Ok? In modo che si va a evidenziare tutto il discorso del vestito e anche del trucco, quindi sempre in macchina, povera macchina che ormai sì, ormai è diventato un, ma in questo caso della Elena, siccome sì. ovviamente è andata a cena con qualche boy, sì, speriamo, ecco. insomma lo chiediamo a lei, ecco, però uno ecco, si magari. Chiede sempre cosa servono i mariti, i fidanzati, queste cose qua, punto, a portare fine. Le sì, forcine sì, no. portare, togliere le forcine e pagare il conto, ecco. Beh, e portare. Beh, di questi tempi non so neanche tanto, perché so che di solito fanno anche metà in metà, c'è crisi anche per di lì, però noi ecco. andiamo però. Oltre. Ecco, andando a togliere le forcine solo nella parte sopra. Ah, ecco, quindi lasciamo questo, come si chiama, la parte sopra, porciglione, non so, dirò una stupidaggine, sicuramente. Ah, ecco, quindi lasciamo liberi esatto. questi capelli. Quindi se io tolgo, si toglie la parte ecco. finale. Allora, magari se vuoi far giro vedere un attimo, a favore infatti, di camera un attimino, eccolo un attimo, qua. Così, togliendo così solamente la parte sotto, in modo da lasciare la schiena Eccola scoperta qua. Che è molto bellissima. Bella da vedere, e si va a creare disordine. Oh, bene, anche perché poi ballando che il vanno disordine adesso, si creerà ulteriormente. Sì. Perché gli effetti che vanno adesso sono comunque sempre delle code basse, molto pulite, bellissima. Ma con qualche ciocca in mezzo. Effetto disordinato, che non è disordinato, sono due cose diverse, da creare un effetto a... Vediamo subito, eccolo qua, bene. Ecco, quindi abbiamo questa bellissima ciocca laterale, si può dire così, che va ad abbellire l'acconciatura di... E tutto con le mani si va proprio in maniera naturale, perché... ovviamente in velocità in 5-8 certo. minuti, non di più. Sì, certo. Beh, dopo, deve essere così, altrimenti insomma non avrebbe dopo neanche dopo i 5 caso. Minuti delle donne caso sono di... mezz'ora, però facciamo finta. Perfetto, vediamo, ecco, vediamo la nostra Elena. Eccolo qua il risultato. Così. Bellissima, devo dire. Ecco che allora, per una serata in discoteca, con balli, danze, ricchi premi e salti e quant'altro. Perfetto. Allora, grazie intanto a Lorenzo e naturalmente complimenti ad Elena, insomma, per l'insieme, a Isabella e a Consuelo per averci regalato questa nuova trasformazione. E quindi a martedì prossimo. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a voi.
Bentornati amici di Telechiara qui dalle 5 alle 6 come ogni martedì. Come avete visto, il team di Sempre Belle ci ha fornito un'altra trasformazione molto bella, devo dire, faccio loro i complimenti. Ricordo anche per le amiche che volessero avere una trasformazione, lo possono fare se ci scrivono qui a segreteria@lpnetwork.tv. Avrete quindi la possibilità di essere qui con noi per attuare la vostra trasformazione. Allora, come ogni pomeriggio, diamo la parola agli esperti e poi ritorneremo con la nostra ricetta del giorno. Dottor Biondi, oggi si dà sempre più importanza all'estetica del sorriso. Difatti, sempre più pazienti adulti richiedono un apparecchio ortodontico. Però stanno un pochino attenti al fatto che siano sempre più invisibili. Esistono dei dispositivi ortodontici estetici o addirittura del tutto invisibili? Sì. Esistono dispositivi ortodontici estetici e, iniziando dall'ortodonzia, con degli attacchi di tipo convenzionale vestibolare, ovvero attacchi che vengono posizionati sulla superficie anteriore dei denti, esistono dei brackets non più metallici ma in ceramica o in materiale plastico di colore bianco trasparente, ma che comunque sono un minimo visibili. Se vogliamo un qualcosa di veramente invisibile ed estetico al 100%, ci dobbiamo muovere verso altre metodiche. Ad esempio, la tecnica linguale. La tecnica linguale è una tecnica che prevede il posizionamento di attacchi non più sulla superficie vestibolare, quindi anteriore dei denti, ma sulla superficie linguale, quindi interna. È una metodica di tipo anche questa fissa, che noi, diciamo, di clinica dentale utilizziamo il sistema incognito, che è un sistema che prevede il posizionamento di attacchi in oro customizzati, ovvero individualizzati per il singolo paziente, che ha come grosso vantaggio quello di essere totalmente invisibile, ma che sicuramente sarà leggermente meno confortevole rispetto ai brackets convenzionali. Ulteriore metodica invece è quella che utilizza i cosiddetti allineatori dentali. Che cosa sono? Non sono altro che delle mascherine intercambiabili che vengono cambiate dalle 2 a 4 settimane con un nuovo set di mascherine fino ad arrivare all'ultima mascherina finale, che avrà il setup finale dei denti con l'occlusione ideale. Questa è una metodica molto confortevole ed estetica, in quanto non è fissa e rimovibile, ma che comunque necessita di un'elevata collaborazione del paziente, in quanto le mascherine andranno indossate circa una ventina di ore al giorno. Allora, grazie agli esperti che ben ci consigliano ogni volta, e come ogni giorno, come ogni martedì, vorrei darvi una ricetta specialissima, giusta per il periodo di carnevale, una ricetta estrapolata da Il Mestolo di Legno, un libro dedicato alle ricette del territorio veneto. Eccola qua, la torta con erba maresina, la famosa erba maresina. Allora, questi sono gli ingredienti: servono 4 uova, 125 g di burro, 125 g di olio extravergine, 150-200 g di zucchero, 250 g di farina, una bustina di vanillina, un cucchiaio di lievito, scorza grattugiata di un limone, una grossa mela, due pugni di erba maresina e sale. Vediamo come prepararla. Lavorare il burro con lo zucchero, unire l'olio, i tuorli, la vanillina, le chiare d'uovo montate a neve, la farina e il lievito setacciati, la scorza di limone e infine l'erba maresina. Versate il composto, deponete le mele tagliate a fette premendo sopra la pasta, cuocere a 170 gradi per circa 45 minuti. Una ricetta adeguata al periodo di carnevale. Do la linea alla regia e ritorneremo poi con Giovanna con il suo riciclaggio. Cucu,
portato nella cosa c'ho? Una farfallina che mi saluta. Perché mi saluta secondo te? Ma è semplicissimo, perché l'idea che ti do oggi è a tutti i nostri telespettatori. Caspiterina, è bellissima! Bimbi e mamme, oggi vi insegno non a fare la conserva. Vedete i vasettini qua davanti? Ma quale conserva? È buona la conserva, quella la fanno le nonne. Noi ci dedichiamo ai decori. E allora, pronti per decorare i vasetti delle nostre marmellate? Servono vasetti, vedete che qui ce ne sono tanti, ve li ho preparati tutti perché comunque ognuno può sbizzarrirsi a casa. Invece di buttare per esempio il bicchiere della nostra cioccolata, eccola qua, lo possiamo tenere. O ancora, vedete questi vasettini molto belli, fatti un po' strani, ecco. Oppure i classici vasettoni giganti dei sottaceti per esempio, va bene? Bene, oltre a questo, quindi guardate bene a casa quello che avete. Ok, servono stoffe, retine, questa per esempio è la retina delle arance, e poi che cosa ancora? Perline, e poi tutti quanti i pezzettini di nastrino che avete di quando vi invitano al matrimonio, i battesimi e via dicendo. E poi ancora che cosa? Fiocchettini magari avanzati da Natale, chi lo sa, i ciltrini della nonna che non si sa mai dove buttarli poi. Noi li usiamo. E allora ancora cosa serve? Serve la colla, ancora lo scotch, la spillatrice, le forbicine. Iniziamo! Ok, la prima cosa è prendere... bisogna prendere il tappo. C'è poco da dire. Farfallina, ti sistemo qui intanto, ecco che sono tanto belle le farfalline. Prendiamo il nostro tappino, spostiamoci un attimino e facciamoci spazio. Senti che caos! Se fossero pieni sarebbero ancora più buoni. Vabbè, non importa Antonella. A proposito, voglio anche chiederti poi, ma ti piace più la marmellata o la cioccolata? Me lo dirai. Ok, adesso in questo bel tappino andiamo a metterci che cosa? Dei pezzettini di stoffa. Allora, intanto io penserei di fare, vediamo un pochino che cosa ho qui. Ecco questo tondino, che bello che è. Qui praticamente dovete solamente fare un collage. Sì. Colla, bene bene, colla stick. Uno mi dice colla stick, eh sì, a noi ci basta la colla stick. Lo mettiamo bene bene qui al centro, con il ditino ci aiutiamo. Oh, che ha fatto cadere la colla. Beh, ma è un mio classico, un classico, un classico. Benissimo, vedete che l'ho attaccato bene. Ok, adesso che cosa possiamo prendere? Che bello questo, mamma mia. E beh, questo è un piccolo decoro che di solito si mette quando si fanno dei vestitini. E io dove lo uso? Beh, sul mio vasetto. Eccolo qua, vedete che proprio ci va a pennello, ci calza benissimo. Tutto intorno, mi raccomando, usate bene con le dita. Premete, premete. La colla non c'è problema, perché la colla stick, tanti mi diranno, ma la colla stick tu usi, prendete anche le forbicine, ok? La colla stick sì, si usa, perché è un ottimo collante, molti sono abituati alla colla vinilica. Non serve, tiene benissimo. Sennò che colla è? Scusa, Ok, adesso che abbiamo messo tutto questo decoro, io direi che al centro ci starebbe benissimo. Sì. Io ci metterei qualcosa di verde. Eccolo qua. E facciamo allora un fiocchettino col nastrino adesso. Che cosa dobbiamo fare? Per prima cosa lo dividiamo a metà, perché questo è troppo lungo. Prendiamo un estremo, lo portiamo al centro, un altro lo portiamo al centro, ma si deve ovviamente... deve andare sopra l'altro, ok? In questo modo lo uniamo al centro, come quando faccio la pasta in casa e faccio le farfalle. Ah, perché io, Antonella, faccio la pasta in casa? Ah, non lo sai? Spillatrice, pinziamo bene qui al centro. Eccoci qua. Adesso con il resto lo pieghiamo a metà,
lo facciamo passare bene sopra. Semplicissimo, mamme! Sì, che così vi divertite con i vostri bimbi anche. Oh, caspiterina, che non ho pinzato bene. Sono un po' birichina, sì, sono sempre stata birichina. Ok, adesso una volta pinzato bene sia da un lato che dall'altro, eccolo qua, facciamo bene i bordini, che vengano tutti e due belli a punta, no? Il finale. Eh sì, sui fiocchetti si fanno bene. Così a punta. Ci siamo? Adesso questo lo mettiamo qui al centro. Vedete come ci sta bene? Colla, tanta colla, non poca, tanta. Ok? Lo attaccate bene bene al centro così e magari dove c'è la spillina ci mettiamo che cosa? Beh, io direi una bella perlina. Mi sembrava di averle viste prima. Ah, eccole qua. Io ci metterei... che bello questo! C'è il fiorellino. C'è le perline. Perline, mi piacciono queste, queste mi piacciono. Se volete potete usare anche la colla a caldo comunque per fare delle cose più particolari, mamme, ok? Però con questo ci sta benissimo. E magari anche un cuoricino azzurro che non ci sta male. Sì, 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 io glielo metto qui. Insomma, ancora ci mettiamo un altro cuoricino magari qua. Riempite più che potete, Diventa sempre più bello. Io ci metto un po' di tutto perché sono un caos di mio. Antonella, cosa ne dici? Ti piace questa cosa? A me piace tantissimo. Adesso qua del bordo cosa facciamo? Ancora colla? Eh sì, ancora colla, ci mettiamo un po' di colla, sistematelo sempre bene tutte quante, mi raccomando, che si attaccano bene bene, che mi cade anche la colla, caspiterina, sono proprio una birichina. E adesso, una volta messa la colla, io direi di prendere anche che cosa? Un pezzetto di stoffetta, questa magari, sì, di stoffettina così per esempio. Questa rossa la tagliate bene bene, magari bella allungata, che così fate tutto quanto il bordo di contorno. Ok, tagliate un bel bordino, lo sistemate per bene con la colla. Oltre a questo vi voglio far vedere altre varianti che sono velocissime invece da fare, ancora di più di questo. Guardate che bene che ci sta. Ok, magari qui dopo ce ne mettete un altro pezzetto, piccolino, perché non basta ovviamente, Voi che siete più brave mamme di me, perché io sono un po' birichina, come i vostri bimbi, calcolate la giusta quantità con la stoffa, mi raccomando, eccoci qua. Eh sì, io sono un po' birichina, ma a me le cose fatte un po' così mi piacciono tanto. Ok, mi raccomando, tenete tutto bello fermo, deve rimanere, ok, con la colla. E questo tappino è fatto, lo mettiamo già qui sopra al vasetto, ma ne abbiamo preparati anche degli altri, guardate qua. Guarda questo, lo mettiamo qua sopra, eccolo qua col cuoricino, è bellissimo. Qua sopra. E poi guardate questo. Questo è per il mare. Guardate bene. Eccolo. Che bello. Caspita. Sembra che stiamo navigando con una barca. E poi gli abbiamo fatto anche il fiocchetto. E questo colorsetto è stupendo. Caspita. Andiamo a sistemarlo. Eccolo qua. Vedete? Lo sistemiamo qui. E adesso vi volevo far vedere un'altra idea. Sì, che mi è venuta con che cosa? Con i centrini, per esempio, potete prendere questo centrino molto particolare, magari, che ne so, prendo questo vasetto, uno vale l'altro, però ovviamente non deve essere troppo piccolino, lo potete adagiare sopra e magari qui potete metterci che cosa? Anche un elastichino, volendo, in modo tale che rimane bello fermo. O ancora, guardate qui cosa abbiamo, abbiamo della balzetta, caspita! Io ne taglierei un pezzetto, sì sì. Calcoliamo, sennò poi le mamme mi dicono: Giovanna, sei birichina come i nostri bimbi. E Antonella lo sa che io sono birichina, come lo sa? Allora adesso mi raccomando, sistemate bene bene questo. Cosa importante, se avete un elastico io quasi quasi glielo metterei. Sì sì, se proprio volete sarebbe ancora meglio. Bene, eccolo qua.
Quasi quasi io me lo prendo un elastichino, sì che è meglio, è molto meglio. Prendiamo l'elastichino allora, cerchiamo, cerchiamo. Un elastichino ci serve, eccolo qua, glielo metto sopra. Così, vedete che bello che viene? Ci metto questo, faccio un nodino e il gioco è fatto. Ok, anche questo è particolare, ma ce ne sono tante, tante possibilità da fare. Allora sbizzarritevi tutti con i vostri vasettini, ma riempiteli, mi raccomando, tanta marmellata e tanta cioccolata. Ciao, 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 ciao! Dai, prendi tutto l'occorrente, non ti far mancare niente, un quaderno, un pennarello, la matita e un righello. Vieni, dai, ci divertiamo, un nuovo gioco ci inventiamo, è un momento divertente e poi non si spreca niente. Ricicli. Grazie, grazie alla nostra Giovanna che ci insegna sempre come riciclare quello che viene buttato, invece in questo caso, come vedete, possono tornarci utili ancora per i nostri giochi o comunque in casa. Allora, vi ricordo che anche martedì prossimo saremo in compagnia del dottor Morisani, la nostra rubrica Il Medico Risponde. Come avete visto anche quest'oggi, abbiamo parlato di patologie che purtroppo in questo inverno veramente sono state pesanti, però parleremo anche di molto altro e se vorrete parlare con lui ci sarà la possibilità di farlo in diretta. Non mancherà naturalmente sempre belle la rubrica dedicata alla bellezza, dove ci sarà la possibilità di imparare anche a trasformarsi, poi la parola agli esperti, la nostra ricetta del giorno, insomma il nostro programma abbastanza vario. Allora, ringraziandovi per essere stati qui anche questo martedì, io vi ringrazio, vi auguro una buona serata e mi raccomando sempre qui dalle 5 alle 6 ogni martedì su Telechiara. Grazie a tutti e buona serata ad Antonella. Lunedì al venerdì, dalle 17 alle 18, in diretta su Telechiara, appuntamento con LP Network TV. LP Network TV, non mancate!